Give me the microphone. Grazie, grazie. Aspetta che diamo il microfono così. Emanuele, che piacere. Grazie a voi, grande Marta, grande Fabrizio Bellucci, grande tutta l'organizzazione. Tra l'altro qua abbiamo i nuovi Ben Stiller e René Zellweger italiani. Non so se avete visto qualche film, cioè, ma siete... Ma che cosa avete visto? In Italia, siete tutti molto, molto, molto bravi. Scusa, eccoci qua. René Zellweger quando era cicciona, no? No, ma perché? Come no? René Zellweger nel massimo della forma. Ma di chi? È bellissimo, fatti da un altro bacio. Oh, grazie. Ecco, vedi come te ne approfitto. Signore, signore, lo condivido con tutte voi questo bacio. Allora, posso complimentarvi, complimentarmi per la caratura e l'altissimo profilo di questa manifestazione. Hai visto? Non mi è mai capitato in parecchio tempo che so, giro per festival e manifestazioni canore di trovare degli artisti giovanissimi e così preparatissimi. Sono preparatissimi. Caro Emanuele, sì. Caro Emanuele, io so che tu sei impegnatissimo. A parte io avevo una passione smodata per te, soprattutto su T9, ti seguivo con A Cortonotte, programma veramente delizioso. Ma insomma, il tuo savoir-faire, la tua grande capacità di conduzione ti porta in ogni dove. Insomma, quali sono i tuoi impegni in quest'ultimi periodi? Il mio impegno principale in questo momento l'ho dedicato, lavoro sempre in televisione, quella è una cosa, insomma, fissa ormai da parecchio tempo, ma l'ho dedicato a internet, perché il mio grande nuovo amore è internet. È un blog, ma un portale con una community, come si dice in inglese, molto grande, che si chiama EmaTube, non so se avete visto un po' dappertutto i nostri gadget. È dedicato anche a tutti questi artisti che oggi abbiamo visto, perché è un posto, uno spazio virtuale dove ognuno di voi, di loro e di tutte le persone che ci stanno guardando in questo momento possono inserire i loro pensieri, le loro passioni, le loro poesie. La Caccia ha recitato delle poesie bellissime, adesso comprerò il suo libro, tra l'altro. È uno spazio virtuale dove ognuno si può presentare, insomma, la sua quindi arte. Quindi basta cliccare, insomma. Basta cliccare su www.ematube.com, ematube.com. Tra l'altro ho portato un regalo.